ufficiale del genocidio degli Yazidi e le iniziative a perseguire i responsabili. Secondo punto, adoperarsi, aggiungere, d'intesa con gli altri paesi dell'UE nel quadro degli strumenti a disposizione delle comunità internazionali, prosegue affinché siano tratti in salvo. Terzo punto, togliere in particolar modo presso i governi di Siria e di Iraq. Quarto punto, sostituire con a dare piena, con valutare in ambito UE l'attuazione delle conclusioni e per il resto resta così com'è. Grazie, grazie mille. Adesso passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire la collega Pia Elda Locatelli. Prego. Grazie, signor Presidente. Noi socialisti voteremo a favore delle mozioni che impegnano il Governo a promuovere nelle competenti sedi internazionali ogni iniziativa per il riconoscimento del genocidio della popolazione yazida e ad assicurare ogni sforzo per la sottoposizione dei responsabili alla giustizia della Corte Penale Internazionale. È un impegno che abbiamo assunto con Nadia Murad, candidata al Nobel per la pace, da pochi giorni ambasciatrice di buona volontà per la dignità dei sopravvissuti alla tratta di esseri umani. Nadia Murad ce lo ha chiesto nell'audizione organizzata dal Comitato per i diritti umani della Commissione Esteri di questa Camera lo scorso maggio. Siamo soddisfatti per aver portato a compimento, per la parte che ci compete, questo impegno e siamo certi che il Governo compirà con celerità i passi necessari successivi. Il Presidente Renzi, che nei giorni scorsi ha incontrato a New York Nadia Murad e ne ha ascoltato la testimonianza, ha dichiarato di avere a cuore la storia della ragazza yazida. Non possiamo non riconoscere questo genocidio se abbiamo presente la definizione che ne dà la risoluzione 260 del 48, con la quale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. È genocidio ciascuno degli atti commessi con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Le violenze ferate compiute dall'ISIS in modo mirato nei confronti della minoranza yazida si configurano come atti riconducibili a tale definizione senza incertezza alcuna. Insieme a questo impegno, l'impegno per far cessare ogni violenza nei confronti della popolazione yazida, per costruire corridoi umanitari per favorire l'arrivo di aiuti internazionali alle popolazioni civili, per soccorrere tutte le vittime di violenza. Grazie. Grazie a lei. Adesso il collega Cirielli, prego. Signor Presidente, colleghi, componente del Governo, il gruppo di Fratelli d'Italia si unisce all'azione comune del Parlamento italiano, così come a quello della comunità internazionale, a una condanna ferma di questa vergognosa campagna di aggressione nell'area meridionale, in maniera particolare in Iraq e in Siria, contro le popolazioni civili, contro le minoranze religiose, contro le altre fedi religiose messe in campo dal sedicente stato dell'ISIS, Daesh, che dir si voglia. Ovviamente più volte abbiamo potuto denunciare e criticare le contiguità di cosiddetti paesi alleati, vedisi Qatar e Arabia Saudita, o quantomeno circoli privati che in maniera diretta o indiretta